Amici di Social & Tech, bentornati, io sono Massimo, nuova puntata di Social & Podcast. Quest'oggi voglio soffermarmi sull'argomento dispositivi indossabili. E sì, perché ormai ne parlano tutti, è un mercato più che emergente, l'Italia ha scoperto i vari smartwatch piuttosto che le band da indossare sia per lo sport che anche per, come posso dire, come oggetto caratteristico, iconico, sportivo, insomma di tutto e di più. E quindi negli ultimi mesi, se avete visto, un sacco di siti effettuano recensioni di dispositivi, ne parlano sempre più prepotentemente e anche i migliori negozi online, ad esempio uno a caso Unieuro, ho visto che ha una sezione dedicata all'interno del suo sito per quanto riguarda questa categoria di dispositivi. Ma andiamo per ordine, quale comprare, quale non comprare? Ebbene, questa è una domanda, se volete, un po' particolare, perché è difficile dire quale comprare, quale non comprare, dipende naturalmente dall'uso che se ne fa. Vi faccio un esempio: se voi utilizzate il dispositivo per fare molto sport, in alcune situazioni magari potete spendere un pochettino di meno e prendere le classiche band, ce ne sono tantissime in giro, poi se volete dopo ne parliamo, e a dispetto dei classici smartwatch che magari costano un pochettino di più e hanno anche caratteristiche che non vi interessano. Qual è innanzitutto la differenza tra band e smartwatch? Dico band perché se gli aggiungiamo dei pezzettini di parola poi diventano di un brand piuttosto che di un altro, quindi uso band, fitness tracker, eccetera eccetera, insomma chiamiamoli come vogliamo, ma queste cose piccoline, quegli orologini piccolini, ce ne sono veramente tanti. Io ne ho scelti per voi alcuni, vabbè, ce ne sono alcune famose che magari conoscete perfettamente, come la Xiaomi Mi Band, che è una band che viene ben al di sotto di 50 euro. In questi giorni ne sta uscendo, sta per uscire un modello nuovo. Questo dispositivo ci permette di utilizzarla per sport, di naturalmente leggere l'ora, ma anche di fare molto di più, battiti cardiaci eccetera eccetera. C'è la Honor Band, la 5 ad esempio, che Honor sapete è sempre del comparto Huawei, che su per giù ha un prezzo che sempre stiamo di sotto di 50 euro. Anche Huawei ha fatto la sua band che si chiama Band 2 Pro, se non vado errato, che stiamo sempre al di sotto dei 100 euro. Poi se volete potete andare un po' di sopra, ci sono quelle di Garmin, ci sono quelle di Fitbit molto belle, ad esempio la Charge è molto, molto carina, ce ne sono veramente veramente tante, anche Samsung fa la sua Galaxy Fit, però ribadisco, se vedete anche nell'accezione Fit è sempre un qualche cosa di sportivo, quindi si va dal conteggio dei passi al conteggio dei battiti cardiaci, insomma ce ne sono veramente veramente tante, quindi sbizzarritevi, io non vi dico qual è la migliore perché naturalmente dipende dall'uso, come dicevo prima, che ne farete. Discorso a parte è per gli smartwatch, che si distinguono secondo me in due grosse categorie: quelli che assomigliano degli orologi e quelli che fanno comparto a sé. Inizio da quest'ultimi: quelli che fanno comparto a sé io li metterei sotto la grande categoria di Apple Watch. Perché? Perché Apple Watch è stato il primo che, quando Apple ha deciso di lanciarlo, ha deciso di non farlo rotondo e mettere all'interno delle caratteristiche magari che erano un pochettino discostanti dalla concorrenza. In primis Apple Watch sapete che non è rotondo, è quella forma particolare in cui alcuni hanno tentato di copiarlo, non tutti se volete, probabilmente quello più iconico, quello più ambito, uno dei più ambiti, proprio per il semplice fatto perché è Apple, non tanto perché è buono. Spesso e volentieri si comprano, alcuni comprano prodotti Apple non perché sanno che sono i migliori, i peggiori, hanno delle caratteristiche particolari, ma perché questo brand identifica un qualche cosa di elevazione delle masse, no? È un pochettino anche la moda, e quindi a questo punto Apple sicuramente una parte delle sue vendite la fa con 20 anni di marketing particolare. Comunque sia, questo è un dispositivo molto particolare, fa a sé. Poi ci sono tantissimi altri brand, ad iniziare da Fossil ad esempio, che ha fatto ad esempio il suo bellissimo orologio molto molto iconico, sembra un orologio sportivo, anche questo rotondo. C'è Samsung con l'Active 2 ad esempio, ce ne sono veramente veramente tanti. C'è il Galaxy Watch, c'è ad esempio Huawei Watch 2, il Huawei Watch GT, quindi
ne avete veramente per tutti i comparti. Anche qui la domanda, qual è il migliore, qual è il peggiore, e io continuo a farvi, a dirvi la stessa risposta, dipende dall'uso che ne fate. Certo che se volete un qualche cosa di più sportiveggiante e volete spendere un po' di meno rispetto ad Apple Watch, sicuramente secondo me potreste stare tra le due scelte, tra ad esempio Fossil, Samsung e Huawei, che fanno tre dispositivi che vanno dai, diciamo, dai 300, un po' meno di 300 euro fino ai 150 euro. Questa è la gamma di prezzo, ovviamente. E poi, se volete, potete anche scendere, potete prendervi un Apple Watch della serie 3, che magari non è più nuovissimo, ma che comunque è ancora in vendita. Ad esempio, come vi dicevo prima, io stavo guardando quest'oggi il volantino di 1 euro e lo trovate nella serie 3 intorno ai 270 euro. Quindi sicuramente un prezzo accettabile se non volete l'ultimo nato, e ovviamente sicuramente lo comprerete se avete un iPhone, se no difficilmente lo comprerete, ma comunque l'ultimo modello sapete che di iconico e caratteristico ha sicuramente una sorta di rilevazione non solo dei battiti cardiaci, ma quello che è diciamo tutto il tracciato del cuore, per vedere se ci sono delle anomalie. Quindi questo è molto molto importante. Al di fuori di questo, ripeto, ci sono tantissimi altri dispositivi che possono funzionare sia su Android che per iOS, e quindi secondo me non avete altro che andare in qualche centro commerciale o sfogliare nel web le mille miliardi di recensioni e vedere cosa fa meglio per voi. Ok, allora, prima di salutarvi vorrei solamente ricordarvi che questo mio podcast, e anche quello che va in onda il mercoledì, quello di Federico Grigolini, mio gemello di podcast, naturalmente li potete ascoltare innanzitutto su Spotify, basta cercare Social & Tech, poi potete trovarci su Radio Public, potete trovarci su Podbean, che è diciamo il portale che ci ospita per poter editare i nostri podcast, sappiate che c'è anche l'app dedicata, ci trovate su Google Podcast, e naturalmente se andate sulla pagina nostra dei podcast trovate anche i feed RSS per importarli in qualsiasi applicazione e quindi abbonarvi ai nostri appunto podcast per ascoltarli ogni qualvolta noi rilasciamo una nuova notizia. Bene ragazzi, io veramente ho concluso, vi rimando la prossima settimana, un abbraccio a tutti, da Massimo, ciao!